stiamo avvicinando dalla cittadina di Pescara, siamo sempre su Tele Radio Cinghiale Stereo Network. Abbiamo appena varcato lo svincolo di Ortona. Mi pare che sia nativo di queste parti il famoso attore Fornorino, famosissimo Rocco Siffredi, che salutiamo. E noi continuiamo a correre su questa autostrada. Imperterriti, corre seguendo rigorosamente i limiti imposti dal tutto famoso. È un ottimo sistema di controllo della velocità. Ecco che l'autovelox e Veromatic 512 fuori legge e fuori omologazione, come quelli usati dalle varie amministrazioni comunali che ormai ridotti con le pezze al culo cercano di fare soldi facendo multe ai poveri cittadini che puntualmente pagano, sacrificano i loro risparmi per pagare queste multe che non esistono e invece vengono continuamente fatti da questi comuni che ripeto utilizzano queste macchinette infernali per fare multe su multe in strade dove tutto si potrebbe fare tranne che fare multe per eccesso di velocità. Invece di controllare tutti i problemi che ci sono veramente nei vari comuni, si mettono a fare multe con gli autovelox per passare il tempo e leggere il giornale mentre controllano che qualcuno non vada a sparare nella fotocamera del famoso Velomatic 512. Una giornata veramente molto nuvolosa per fortuna oggi, però non piove, come potete vedere. Stiamo portando un'ottima media. Ho un problema su questa macchina a metano, su questa multipla potentissima. Ogni tanto quando si scalda si inghiozza, a benzina va bene, a metano si inghiozza. Se qualche esperto di auto a metano può far sapere cosa devo fare, perché non riesco a trovare una soluzione a questo problema. Ho cambiato i piedi delle candele, ho cambiato le candele, così poi quando mi faranno il scalda lo trovo di nuovo, potrò dire che i lavori me li faccio da solo e quindi non vado a metano. Per non fatturare e non fare scoprire. State attenti perché in questi giorni c'è il nuovo renditometro che misura tutto, praticamente misura anche quante volte andate in bagno e quante volte vi sedete a tavola per cibarvi. State molto 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 attenti. E se prima eravamo spiati, adesso siamo super controllati dall'agenzia delle entrate che abbiamo scoperto ieri sera seguendo un po' la trasmissione di Bruno Vespa, è una delle più sveglie che ci siano al mondo. L'Agenzia delle Entrate Italiana è una delle migliori, il 007 fiscale che abbiamo noi non ci sono in nessuna parte del mondo e proprio per questo ci siamo ridotti in questo stato, perché controllano chi ha 1000 euro al mese e poi l'evasione fiscale, quella grossa, va alla grandissima, come dice il mio amico Oscar, che saluto, e nessuno controlla niente. Benissimo. Anche in questo siamo stati sempre ai primi posti, per aumentare uomini di strada, per otto volte scritto su questo anello luminoso del tutto, sotto cui siamo passati a 137 km orari per la precisione. Dopo altre deviazioni, dopo che c'è un'area di servizio, ovviamente non ci serviamo, non ci fermiamo perché noi leggiamo attrezzati, ci portiamo panini, mandarini, caffè, tutto da casa. Ah, benissimo, controllo velocità nel cantiere, questo ancora non l'avevamo visto. Allora, dobbiamo rallentare, il cantiere sarà un po' più avanti e c'è il controllo di velocità nel cantiere. Vediamo se riusciamo un attimino a filmare questo Prodi Autovelox che è stato messo. Ah, 110 comunque è il limite, vabbè, allora potremmo anche andare. Comunque per sicurezza sappiate che ci sono gli autovelox anche nei cantieri. Vediamo un attimino dove l'hanno messo. Mi sembra che non ci sia ancora niente. No, al momento sembra che. No, vabbè, sarà stata un'indicazione messa per evitare di andare veloci e rischiare di travolgere qualche operaio che si guadagna la sua bella pagnotta, mi sembra anche
la cosa più che giustificata in queste condizioni e su queste arterie nazionali. Dato che ci siamo, vediamo quanto è lunga questa arteria. Siamo vicini a Torre Cerrano. Ah vabbè, adesso c'è pure uno scambio di carreggiata, quindi ci stiamo avvicinando a tutte queste zone piene di interruzioni che avevo visto un annetto o due fa quando sono sceso l'ultima volta, ma neanche 6 o 7 mesi fa quando sono sceso l'ultima volta percorrendo questa autostrada. Benissimo, questo mi sa che è un tratto bello lungo di deviazione. Notare che abbiamo inforcato la deviazione in quinta, da 120 siamo scesi a 50 all'ora e stiamo camminando dietro questo camion in doppia fila sull'autostrada adriatica, sempre alla mega velocità di 50 km/h, perché c'è un cantiere, quindi con controllo elettronico di velocità incorporato. Ancora avanti, continua il limite 60 all'ora e noi siamo esattamente a 60 km/h. Dovremmo un attimino cambiare marcia, ma la facciamo con la quinta perché siamo rientrati. Eccoci qua, ovviamente con questa ripresa a metà non siamo un po' lenti, ma cercheremo ugualmente di superare questi cambi. Eccoci qua, abbiamo imboccato una galleria. Mi ha fatto perdere un po' di tempo a quelli che stanno dietro, che hanno sempre fretta, che poi sorpassano, ma dopo, quando ci sono le curve, rallentano. Ma questo non mi interessa, infatti quello che sono sorpassato ha già rinunciato. Ecco qua, vediamo davanti che ci sono dei ripetitori molto grandi, sicuramente quello altissimo sarà quello della Rai e gli altri poi quello delle un M550D targato tedesco. Che razza di mezzo potentissimo sarà? Vediamo se riusciamo a seguirlo con questo mezzo potentissimo che abbiamo noi, rigorosamente a metà. Ancora gli stiamo informati dietro, ma questo sarà minimo un 3000, viaggia alla grandissima direzione Germania. No, l'abbiamo perso, abbiamo perso, perché noi siamo già arrivati al massimo. Questo non possiamo andare. Allentare, operai alla morte, benissimo. Quindi, tra poco raggiungeremo di nuovo il BMW. Era un po' smicchiato dietro, non siamo riusciti a vedere che tipo di mezzo si trattava. Poteva essere il mio amico Benito, ma lui non poteva essere lui, perché lui viaggia solo con mezzi alfa, quindi non poteva essere lui. Vabbè, l'abbiamo perso. Adesso ci godiamo questi pullman, questi camion. A dopo.